donne, è arrivato a Roller Show! Eccoci qua, oggi siamo sempre qua nel laboratorio dove aggiustiamo i pattini e facciamo dei magheggi, facciamo dei numeri con i pattini, insomma, piccolo laboratorio. E qua abbiamo un nostro socio che ci ha portato questo pattino, Seba, che ha avuto un problema qua, si è rotta la cinghia, a volte qua si possono rompere queste cinghie di plastica. Bene, allora, prima roba da fare è togliere il pattino, togliere il vecchio. Allora, togliamo. Cacciavite, si toglie facilmente. Dietro si può mettere un pezzo di scotch per tenere fermo il dadino che c'è dietro, è questo qui, dietro. Quindi questi ganci vengono fissati con una piccola vite e con il suo dadino che è fatto in questa forma per non dare fastidio al piede, non è un dado normale. E delle volte è veramente molto molto duro. Dunque questo viene via facilmente, eccolo qua, ed è venuto via. Quindi questo pezzo purtroppo non si può sostituire questa parte di plastica e mantenere questa che è anche bella. Però dico questo qui non lo butto via, lo tengo perché magari per qualche pattino a bambino molto molto corto questa parte qua può essere ancora utilizzata. Allora lo metto qua, dove ci tengo tutti i ricambi che spesso sono stati tolti, alcuni sono nuovi e alcuni sono tolti da pattini vecchi. Tipo qua, per quando ti regalano dei pattini che sono improponibili. Questi pezzi qua non sono niente di che, però vale la pena toglierli e metterli da parte perché arriva il giorno che servono sempre. Perlomeno così dovrebbe fare, non dico il privato, ma un club, una squadra dovrebbe essere organizzata in questa maniera. Ci hanno portato un pezzo nuovo, quindi originale, ma spesso e volentieri va bene anche roba di altra marca, e dobbiamo fare la sostituzione del pezzo, che è, questa operazione è di una banalità incredibile. Diverso è se si tratta di un pattino non così professionale, ma un pattino più da prezzo che ha i rivetti, e lì arriva un discorso che casomai lo affrontiamo dopo. Qui abbiamo il pezzo originale e direi che per fare prima e per fare meglio, perché sennò tribolliamo, è meglio togliere il cuff. Quindi, essendo questo sempre un pattino di alta gamma, quindi c'è cioè, un pattino bello, un professionale, un Seba, possiamo togliere il cuff. Chiaramente con pattini da prezzo, di porcherie che ci sono in giro, ce n'è tanti, questa roba di togliere il cuff non lo puoi fare. Ah, per chi non lo sapesse, il cuff è questo. Non è dove vai a fare la 740 e le pensioni, questo è il cuff. Si mette dietro nel suo buchino. Qua abbiamo, se si nota qua, nell'usura il buco si è un po' slabrato e quindi l'asola è diventata ovale, si è ovalizzato. Sarebbe meglio allora metterci qualcosa. Noi infatti adesso ci mettiamo qua il suo dadino e va bene. Poi un pezzo di scotch perché lo tenga fermo, perché sennò poi veramente si tribola da matti. Qua che si è ovalizzato, con una pistola di colla a caldo lo voglio andare a riempire, fare un po' di filling, e basta veramente poca. Ok, gli mettiamo il suo pezzo e qua è un po' complicato che il pezzo tende a chiudersi, per fortuna che un po' ci aiuta anche la colla a caldo che gli abbiamo messo prima che lo tiene fermo. Si mette la sua vite di serie. Uno dice: se non ce li ho le viti di serie, qua si possono usare dei dadi normali da ferramenta piccolini, però diventa poi complicato che potrebbe dar fastidio alla caviglia, ma magari anche no, bisognerebbe provare. Comunque noi qua in Roller Show li abbiamo. Fai vedere qui quanti ne abbiamo. Guarda quanti ne abbiamo. Ne abbiamo abbastanza, anche se sono le sue vitine, no? Quindi questo problema alla Roller Show non c'è. Adesso si stringe bene bene e il gioco è fatto. Si rimonta il cuff, basta, posto. Quando il pattino è professionale è tutto molto semplice. Qua lo scotch che gli ho messo glielo lascio, perché comunque aiuta sempre a tenerlo fermo. E basta, gli rimettiamo il cuff e siamo a posto. Dunque, prima abbiamo recuperato un pezzo del gancio
che era rotto, però potrebbe andare bene per un pattino piccolo da bambino. Questo per sostituirlo però non si può, perché i ganci e le leve si troverebbero in questa situazione, quella del rivetto. Il rivetto toglierlo non è facile. Allora, per prima cosa dobbiamo togliere la pantofola. Comunque anche questo si è rotto, quindi dobbiamo sostituirlo. Come lo sostituiamo? Questo è un attrezzo che chiamano Dremel, è un piccolo trapano. Gli ho messo una punta di questa pietra abrasiva e andiamo a grattare l'alluminio. Se riusciamo da dentro, che è molto meglio, ma non si vede. Comunque, questa è la parte di un rivetto esterno, che è come un chiodo che si schiaccia. Ecco, questo è un rivetto dalla parte interna e questo dalla parte esterna. Con il Dremel si va a grattare qui, fino a che questo spessore rotondo diventa pareggiato con questa rondella esterna. A quel punto, con un punteruolo come questo, si mette qua, si appoggia su una morsa, col martello si batte e il rivetto viene via. È un'operazione un po' noiosa, e dopodiché si possono mettere dadini e vitine e cambiare molto più facilmente i suoi ganci. È un po' come quello del dentista. No, non ci arrivo, devo farlo da fuori. Allora, occhio agli occhi. Nella serie del maiale non si butta via niente, neanche dei pattini. Questo, che è un bellissimo gancio che però si è rotto, dice lo butto via. Aspetta, perché qua abbiamo un pattino veramente schifoso, che però ha una bella scarpa alta, e per fare la prova pattini in giro per le piazze con i bambini che non hanno mai messo i pattini, questa scarpa va molto bene. È un peccato, frame lasciamolo perdere, però. E qua gli si è rotto questo pezzo. Bene, questo qui che si è rotto, che è corto sì, ma potrebbe andare bene per un pattino taglia numero 30. Qui è rimasta ancora il suo originale, è compatibile, che va bene dentro, benissimo. Allora adesso qua c'erano dei rivetti prima e qui è stato messo appunto il suo dadino che abbiamo fatto vedere prima. In effetti è corto, però lasciando scoperto questo qui, gli mettiamo solo questo, potrebbe anche funzionare. Questo pattino qua è talmente da prezzo che probabilmente vale di più il gancio della seba che tutto il resto del pattino messo insieme. Ma a noi non interessa, perché tanto questo gancio lo avremo buttato via. Vuol dire che questo qui adesso diventa un pattino con un piccolo cenno di lusso. Ecco qua. Adesso chiude perfettamente, il pattino torna a prendere vita, non è più rotto.